In questo video vi spiego come utilizzare la frizione per eseguire la manovra di parcheggio un po' più facilmente. Sigla e iniziamo. La manovra di parcheggio, che sia ad S, ad L o di qualunque altro tipo, è una manovra piuttosto impegnativa e che per essere fatta bene va eseguita a velocità molto molto ridotta. Non è semplice quando si è agli inizi gestire bene il pedale della frizione per far procedere il veicolo alla velocità corretta che ci consente di eseguire la manovra con precisione, lavorando contemporaneamente anche con il volante per inserire il veicolo nello stallo prescelto. Ho già spiegato come funziona e come va utilizzata la frizione in questo video e in quest'altro ho anche spiegato come usare la frizione per eseguire correttamente la partenza. Per vederli lascio i link qui sotto in descrizione oppure basta anche cliccare sulla scritta che compare adesso qui in alto a destra. Consiglio ovviamente di vederli prima di guardare questo video per poterlo capire meglio. Parentesi, imparare ad usare bene la frizione non è semplice, non lo si impara a fare tic e tac, ci vogliono pazienza ed esercizio. Sappiamo bene che il veicolo inizia a partire sollevando il pedale della frizione, ma non inizia a muoversi subito appena iniziamo a sollevare di pochissimo il pedale della frizione. Bisogna alzarlo di qualche centimetro raggiungendo quello che in gergo viene chiamato punto di attacco o anche distacco a seconda della situazione. Finché non lo raggiungiamo, l'auto non si muove e se lo superiamo di troppo l'auto si spegne. Se solleviamo il pedale della frizione bloccandolo nel punto corretto, la macchina inizierà a muoversi lentamente e sarà proprio quello che dobbiamo fare durante la manovra di parcheggio, sollevare poco la frizione mantenendola in quella posizione per far procedere il veicolo piano piano. Ma fermare la frizione nel punto corretto e in quel punto mantenerla per continuare a procedere molto lentamente non è semplice, soprattutto quando si è agli inizi. E basta sollevarla pochi millimetri più del dovuto perché l'auto prenda troppa velocità, rendendo molto più difficile eseguire il parcheggio in modo corretto. C'è un trucco molto semplice per fare in modo che la macchina non prenda mai velocità durante la manovra ed è quello di utilizzare la frizione ad intermittenza, ovvero sollevandola e riabbassandola spesso. Quando iniziamo la manovra di parcheggio, solleviamo la frizione e iniziamo ad andare avanti col veicolo o indietro a seconda della manovra che stiamo eseguendo, ma dopo poco riabbassiamola un po', non del tutto, non fino in fondo, bastano un paio di centimetri, non di più. Quindi lavoriamo col piede sinistro in un piccolissimo intervallo, solleviamo la frizione fino a quando l'auto si muove e dopo poco la riabbassiamo di 1-2 cm, senza dover arrivare per forza giù fino in fondo, poi di nuovo su e poi di nuovo giù. E continuiamo ad alzare e abbassare la frizione fino a quando abbiamo concluso la manovra. Così facendo la macchina non prenderà mai velocità e non servirà a utilizzare il freno e sarà molto più semplice gestire la manovra di parcheggio. Per imparare ad utilizzare questa tecnica ci si può esercitare inizialmente su una strada rettilinea, semplicemente andando avanti o indietro dritti. Frizione un po' su e un po' giù, un po' su e un po' giù, cercando di spostare il veicolo molto lentamente. Una volta imparata la tecnica, la si può mettere in pratica col parcheggio. Alcuni ragazzi imparano immediatamente ad utilizzare la frizione in questo modo, per qualcuno è invece meno intuitivo, ma basterà solamente un po' di esercizio. Ovviamente la frizione è inizialmente il peggior nemico che si ha in macchina. Bisogna infine precisare che se ci si trova alla guida di un'auto diesel molto probabilmente sarà sufficiente utilizzare la frizione per far muovere il veicolo lentamente. Se siamo invece alla guida di un'auto a benzina bisognerà anche accelerare un po' per non rischiare di far spegnere il motore. Spero con questo video di avervi dato degli utili consigli per rendere un po' più semplice l'esecuzione del parcheggio. Finisce qui anche questo video. Noi ci rivediamo presto con il prossimo, sempre qui sul canale Guidare Oggi con Andrea.